Queste strade le conosci, la tappa di oggi sembra addirsi perfettamente alle tue caratteristiche, cosa ti aspetti da oggi? Ma vediamo, non sarà semplice perché comunque Sky si è dimostrata di essere sempre la squadra più forte, riescono a rimanere con tanti uomini, ci sono anche gli Astana che hanno una squadra molto compatta, quindi non è semplice. Da questo Tour of the Alps hai dichiarato di voler cercare delle indicazioni all'inizio, che indicazioni hai trovato finora? No, beh, normale, ho lavorato bene, quindi anche io essendo stato tanto tempo lontano dalle corse non sapevo magari come era la mia condizione e come potevo rispondere. Beh, dico che alla fine sono contento di come sta andando e qui sicuramente si sta facendo ancora un altro blocco di lavoro, si sta forzando perché comunque anche ieri è stata una tappa molto esplosiva e per il resto sono contento di come va così.